Buonasera, benvenuti a questo incontro con il produttore. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui a Torino Ferdinando Principiano, produttore di Barolo, affermato. E sarà una, penso, una bella serata, soprattutto incentrata sul discorso del Barolo, Barolo Boscareto che lui produce, ma non solo. Tante volte così chiedono le persone, la gente chiede, ma c'è qualcosa in Langa, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualche produttore che emerge. Ecco, negli ultimi anni uno di quelli che si sono particolarmente distinti è appunto Ferdinando Principiano, un produttore giovane, molto, molto appassionato, coraggioso, eccetera, che ha negli ultimi anni proposto un qualcosa di nuovo. E assaggeremo sette vini, una barbera, la sua barbera importante, la Romualda, assaggeremo il Barolo Saralunga, il suo Barolo di base, e poi delle annate dal 2004 al 2007, se non ricordo male, 6 di Boscareto, e poi ultime due annate in anteprima, cioè 2009-2010, ovviamente spillate dalla botte. Grazie di essere venuto. Grazie a te per la E buona serata. Adesso lascio la parola a Ferdinando. Sono Ferdinando Principiano e sono produttore di Monforte d'Alba. Produco i tipici vini delle Langhe. Particolarmente concentrerei forse sulla questione sulla mia ultima, sul mio cambio. E negli ultimi 10 anni ho cambiato filosofia di produzione, cercando di produrre qualcosa che mi riportasse alle origini, al territorio in cui vivo, perché il mio desiderio è di produrre vini che sono l'espressione del territorio della Langa. E quindi dal 2004 ho cambiato filosofia e via via oggigiorno produciamo vini che senza uso, senza coadiuvanti chimici e senza l'uso di tecnologie, e proprio per rispettare al massimo il terroir e la tipicità della Langa. Vini bevibili innanzitutto, armonici, equilibrati, vini che esprimono il territorio ma allo stesso tempo che si bevano, perché la cosa principale, la cosa più importante del vino secondo me è la bevibilità, perché il vino è una bevanda. La serata si è conclusa, abbiamo assaggiato degli ottimi vini da Vitigno Nebbiolo, ovviamente. L'annata 2004 molto buona, il 2005 un frutto importante con delle note anche balsamiche, il 2006 ancora un po' chiuso in fase evolutiva, e poi sorpresa questi due vini da botte 2009-2010, ricchi, complessi, addirittura entusiasmanti nella loro giovinezza. Quindi un complimento a Ferdinando per questa sua scelta di proiettarsi nell'ambito dei vini tra virgolette naturali, cioè vini che esprimano il territorio senza che la mano dell'uomo ne modifichi le caratteristiche.